Bentrovati e benvenuti tutti in questo nuovo appuntamento di Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video sono andato al Monte Selvoscuro perché c'era un gran raduno di Yo-Kai e ho reclutato Baku, uno di questi tre Baku, ora ben posso sapere qual è, e ho trovato una chiave dentro la slot Kai. Con questo cane si è materializzata la chiave in un cane. Vediamo che cosa vuole farci fare ora. Gli Yo-Kai sono carichi, sì, bene. Nel caso bisogna affrontare un qualche genere di sfida, chissà. Lo vedremo a breve. E siamo arrivati davanti a questa porta. Un portale, ovviamente, portale Yo-Kai. Ma quella è una porta. Che cosa ci fa qui? Nate, dopo 3 anni passati tra porte e Yo-Kai, io credo che sia una domanda superflua. Dov'è andato quel cane? Forse si è teletrasportato all'interno della porta? Magari. Mamma mia, che bello! Ho fame! Questo è non ho fame, però incazzato. Non ho fame, sei tu? No, non sembra non ho fame. Sembra un demone e basta. Caspita, quella bava è ancora più disgustosa del solito. Ho fame! Beh, una cosa è certa, questo non è il nonofame che conosco io. Ehi tu, mi hai sentito? Ho fame, tanta fame. Oh, così non va bene per niente, devo chiamare aiuto. Forza, Gibanian! Di nuovo? Non mi avevi già chiamato oggi? Senti, amico mio, però, una mossa. Questo chi diavolo sarebbe? C'è qualcosa di strano in nonno fame, Gibanian. Aiutami a farlo tornare in sé. Giustamente è un po' scettico. D'accordo, ma non urlare, intesi? Forza, iniziamo. C'è qualcosa di molto strano. Quello è un portale che conduce ad un mondo diverso dal nostro. Ok, io sono sempre l'umano, ovviamente. Ok, vediamo un po'. Durante le battaglie, gli Yo-Kai accumulano potere G. Quando l'indicatore si riempie, premi X più A per attivare il grande cambiamento. E scatena la potenza dell'Energimax con il pulsante XA. Può essere usato una volta sola per lotta. Ah, ok. Recupera un po' di energia, sai com'è. Ah, però devo usare lo Yo-Kai, devo usare per fare il cambiamento. Eh sì. Beh, bisogna premere A, ma non compariva la A. Comunque sì, bisogna premere A. Sì, ma non compariva. Questo lo farò presente. Sì, ottimo lavoro, Gibanian. Finalmente mi ha trovato, ragazzi, ma cosa ci fate qui? Com'è possibile che nei momenti importanti tu scompaia sempre, Nia? Anche se a pensarci bene, la tua presenza non è mai così richiesta. Ehi, come ti permetti di parlarmi così? Gattaccio impertinente. Guarda, tra quella di prima e quella di adesso, nessuna delle due è carina. Ah, che fame. Non credete che sia ora di cena? Ha cambiato forma? Anche se l'ho visto con i miei occhi, stento a crederci. Ma che succede? Cena, cena! È un vecchietto affamato. Diamogli un tozzo di pane. Qualcosa ce l'abbiamo dietro, no? Una mela. Whisper, tu qualche idea su chi fosse quel nonno fame? Eh? Oh, naturalmente, per chi mi hai preso? Dammi solo un secondo. Tu non immagini neanche quanto sei prevedibile ormai, Whisper. Non credo troverà informazioni nel nostro mondo. Strano, per qualche motivo la porta non si apre. In effetti è bizzarro, Nia. Nonno fame è arrivato proprio da qua dopo tutto. Aspetta un attimo, perché non proviamo ad usare la chiave di prima? La chiave, dici? Ma certo, ottima idea. Beh, tentar non nuoce. Non hai tutti i torti, Gibanian, quella chiave potrebbe tornarci davvero utile. Certo, c'è anche il rischio di fare un buco nell'acqua, ma se non la proviamo non scopriremo mai la risposta. Forza! Ci conviene stare attenti, però. Non sappiamo cosa ci attende oltre.
Gna, guardate, la chiave si sta illuminando di una luce blu. Interessante. Bene, è il momento di inserirla nella porta. Andiamo, vai. Vuoi entrare nel portale misterioso? Quindi non è un portale bizzarro, anche perché ci sarebbe l'occhio se fosse un portale bizzarro. Ho un brutto presentimento. Non abbiamo idea di cosa si nasconda oltre questa porta. Beh, è il momento di scoprirlo, no? Tanto, male che va, ci sono yokai più forti. Si è aperta, è incredibile! Ma questo... sì, sembra proprio un portale! Dopo che l'abbiamo reso ovvio, Whisper. Presto, entriamo! Sì, forza, sbrighiamoci! Sarò sincero, ero convinto che saremmo finiti da tutt'altra parte. Hai ragione, sono un po' deluso anche io. Gna, sto perdendo tutto l'entusiasmo che avevo prima di entrare nel portale. Vi aspettavate un mondo yokai? Forza, Link. Torniamo a casa. Sto iniziando ad avere fame. Sì, anche io ho un certo languorino. Del portale ci occuperemo domani. Ehi, cos'è successo? Gna, si apre! Questo vuol dire che resteremo qui per sempre! E così non va! Come faremo a ritornare a casa se la porta è chiusa? Non so che dirvi, ragazzi! Come è potuto succedere? Bellissimo Trisalamandra, Shadowside. È davvero un mostro spaventoso, non due bocche con un occhio, come nello Yokai Watch normale. Allora, vediamo un po'. Se non sbaglio io non posso fare nulla qui ora. E adesso ci dicono degli incanti. Ah, perché ci veniamo pietrificati, certo. Ok, gli facciamo un po' di male. Però devo combattere così. Ecco, devo anche ricaricarmi, ovviamente. Teniamoci sempre a distanza. Ok. Akinori ha fatto l'entrata più figa comunque. Vuoi mettere? Ah, guarda, me la stavo cavando anche prima, però sai. Non male, non male, eh. Appena gli altri sono pronti con un Energy Max, provo ad attivarlo. G-Banyan sta facendo paura, wow. Ok. Sì. G-Banyan, tu che stai facendo lì? Wow. Vabbè, ovviamente è un po' lunga la faccenda perché, beh. Ah, G-Banyan pietrificato? No, dov'è? Oh, ah, sì, ok, ha già fatto la solo.
Baku, ok, Baku, brava. Fattissimo. Sì, però Nate, non ti buttare. Che succede? Ti butta in mezzo alla mischia, Nate, tranquillo, proprio senza paura, bravo. Il problema è che bisogna ricaricarsi spesso quando si usano sti attacchi. Ma è giusto, per carità, però. Ah, sono carico. Oh! Che, ah, ok. Sto cercando di caricarmi, ma non si carica. Ah, Trisalamandra! A parte che non ha schivato niente proprio ora. Ok, ora sì. Ah, ecco, lo stai più vicino, certo. Ok, Gibanyan è quasi carico. Possiamo andare con la furia zampettante. Attacco con un nome in italiano tremendo. Corsa senza fine. Ok, Gibanyan, ci siamo. Arrivo! Ok, Ari, eccomi qua. Ci siamo quasi. Questa lotta è davvero lunga. Ci picchia. Wow! Stannato? Stannato, sì. Ma chi è quella ragazza? Non lo so, lì. Ha un'area familiare. Quindi lo pensi anche tu? Ma chi sarà mai? Ha un'area familiare con chi? Bambola di bronzo, questa si va a rivendere, ci fa un bel po' di soldini. Certo, mai quanto la bambola d'oro o la bambola di platino. Però fa un bel po' di soldini. Oggetti che non servono a nulla se non a fare soldi. No, salta, salta, che qua ci becchiamo il copyright purtroppo. Certo che una che ti dice, tu sei mio padre. Calmiamoci. Un attimo, frena, frena, frena. Io sarei tuo padre? E com'è possibile? Ti chiedo scusa, credo di averti un po' spaventato prima. Beh, lascia che ti spieghi tutto allora. Mamma mia. Ed ecco che ritorna il grande Tree! In realtà Michi è il nome corto di Trisalamandra giapponese. Quindi ci sta che si chiami Tree. E chi sei tu? Cosa? Non mi conosci? Io sono Tree! Sono l'eroe yokai che protegge questo mondo dal male. Vai, fa un side chest lì. Yeah! Aspetta un attimo, Tree. Puoi spiegarmi perché sei comparso nella tua forma Shadowside prima? Oh, mi dispiace, non so cosa mi sia preso. In effetti. Che cosa, Trisalamandra, che abbiamo sconfitto eri tu? Bingo, amico! Adesso però sono ritornato alla mia forma normale. Sì, questa la chiami normale. Sì, ma come hai fatto a cambiare aspetto di colpo? Beh, ero in forma Shadowside, esattamente come loro due. E loro chi? Ehi, amico, vuoi spiegarmi chi sei? Chi sono io? Dimmi piuttosto chi sei tu, invece! E tu chi diavolo saresti? Ehi, che fai? Non ho a mangiarmi, sono un gatto molto indigesto! Non ci credo, quelli yokai sono identici a Whisper e Gibanyan, anche se identici non è termine che userei. Siamo sicuri che sia lui il ragazzo che cerchiamo? Non sembra così sveglio. Amico, ti faccio notare che i miei yokai sono
più piccoli di quelli che hai tu e che hanno una forma più carina di quelli che avete voi qui. Capisci che forse non è proprio chiaro il concetto da prendere a volo? Beh, è comprensibile, ho ricevuto parecchie notizie tutte insieme. Avete ragione, credo che sia giusto spiegargli tutto adesso. Ehi! Dici a me? È incredibile come ehi con la i sia la forma corretta, ma se tu la digiti sul computer ti esce sbagliata, è strano. Vorrei spiegarti cosa sta succedendo qui, se me lo permetti. Sì, te ne sarei grato. Intanto scusa per l'imprevisto con Tri, alle volte è così infantile. Sono sicura però che ora abbia capito. Adesso, prima che ti racconti tutto, permettici di presentarci meglio. Certo, va bene. Ok. Oh, e dobbiamo parlare con tutti loro. Però io sarei più propenso a esplorare, sai. Non credo di poter andare dove mi va e non fermarmi qua, certo. Sigla di Pokémon. Però... Boh, oh, che bello. Con la bicicletta qui ci si viene. Io mo non vorrei dire nulla, però... A level 5, è su. Ad ogni modo, credo che approfondiremo nel prossimo episodio, sapete? Abbiamo fatto una boss fight davvero divertente contro Tri Salamandra. Davvero non difficile, però molto molto divertente. Allora termina qui il video. Amici, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.